Oggi vi porto indietro nel tempo, nel 1977. Parliamo di lei, che è nata proprio in quell'anno. Sigla! Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al Birdman Blues ed io sono Paolino. Oggi vi voglio parlare proprio del 1977. Perché? Perché Andrea di Fiber Strumenti Musicali a Tradate mi ha dato questa Telecaster del 1977. Ma prima di iniziare a parlare di questo meraviglioso strumento, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, non dimenticate la campanellina, tutto questo lo sapete già, è gratuito, ma per me vuol dire tantissimo, innanzitutto per portarvi anche chitarre di questo valore. Bene, iniziamo proprio a parlare del 1977, un anno che ha fatto la storia, molto importante per la musica soprattutto. Nel 1977 esce l'album Slow Hand di Eric Clapton, soprannominato appunto Slow Hand, mano lenta, ma non perché era lento sulla tastiera, ma perché era molto lento a cambiare le corde della chitarra, quindi gli venne dato questo soprannome. Ma nell'LP di Slow Hand del 1977 c'era un brano veramente molto particolare. Chi se lo ricorda? Cocaine. 1977, Eric Clapton fa questo brano e sfonda letteralmente le classifiche. Ma non solo, in Italia arriva per la prima volta in televisione Happy Days. Beh, ci ricordiamo tutti di Happy Days, Fonzi, Fonzarelli, pollice alto. Ma soprattutto nel 1977 la Fender costruisce questa meravigliosa Telecaster. Una gran chitarra, total black, una Telecaster completamente nera, battipenna nero con un piccolo binding bianco che gli gira intorno, la classica configurazione dei due single, il manico in acero così come la tastiera in acero, il radius, il raggio della tastiera è di 7,25. Diciamo che è un raggio un po' particolare per chi utilizza la chitarra facendo dei bending importanti. Viene difficile anche mantenere l'altezza delle corde rase, diventa un po' difficile, ma per chi utilizza la chitarra non facendo chissà che bending, si comporta veramente bene. Mica da ridere, è una chitarra veramente che anche sul clean andiamo a giocare con entrambi i pick up
gli tolgo il chorus, perché con entrambi i pick up è fantastica. Meravigliosa. Se poi gli tolgo un po' di toni, gli abbasso, insomma, la chitarra è veramente molto bella. A me sinceramente piace tanto il raggio 725, mi dà quella sonorità, non lo so, forse sbaglio. Insomma, questa chitarra a me piace tanto, veramente parecchio. Parliamo di costi. È una chitarra originale americana, costruita nel 1977, quindi è una chitarra che ha quasi 50 anni, non gli manca tantissimo ad arrivare ai 50. Sì, qualche segno ce l'ha, ma è il suo bello di questa chitarra, è veramente fantastica. Il costo di questa chitarra in negozio è di 2.800 euro, chiaramente col suo case tutto originale, eccetera. Io un pensierino ce lo farei, è un investimento. Oggi la pagate 2.800, ma questa è destinata a salire. Chitarre così non se ne trovano più, e questa la trovate da Andrea Firebird Strumenti Musicali. Andate sul sito, ma sotto in descrizione, come al solito, vi metto il sito per andarvela a vedere meglio. Amici, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Un po' il 1977 è stata proprio la mia infanzia, e quindi di questa chitarra ne sono stra innamorato. Io vi aspetto giovedì prossimo per darvi un'altra chicca di un'altra chitarra pazzesca. Lunga vita al blues, amici. Buon pomeriggio.